Elezioni comunali 2019 qui nella città di Capua, incontro con alcuni dei candidati che appunto scendono in campo per questa importantissima ma soprattutto delicatissima tornata elettorale. Siamo in compagnia di Loredana Affinito. Loredana Affinito si candida per la lista Capua 3 luglio che sostiene la candidatura a sindaco della città di Capua di Luca Branco. Conosciamola un po' meglio. Allora, Loredana Affinito si è laureata nel 1999 con lode in economia aziendale, complimenti, è consulente del lavoro, ha partecipato al progetto di formazione Vendo Sud gestito da Mondimpresa, dopo essere stata selezionata, pensate, su oltre 4.000 candidati. Giusto? 4.000 candidati con il massimo dei voti, acquisendo competenze qualificate nel campo del marketing territoriale e dell'assistenza alle imprese nei processi di internazionalizzazione. Una lingua davvero molto particolare. Dunque il progetto di sviluppo del Mezzogiorno, ecco, le fa conoscere ed amare la sua terra dal punto di preferire, pensate, Napoli a Roma e Bruxelles, quindi rimane nella nostra campagna. Dal 2001 ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel sistema camerale, prima con Mondimpresa, poi con Rete Camere, fino ad approdare in Union Camere. Attualmente è funzionario di Union Camere Campania, dove si occupa di studi e ricerche, promozione dell'economia locale, progetti comunitari ed è responsabile operativo della rete Enterprise Europe Network. E dobbiamo anche sottolineare sotto il profilo politico che nel 2016, parleremo meglio tra qualche istante di questa annata, è stata eletta consigliere comunale. In questi anni si è impegnata nella valorizzazione delle risorse storico-culturali e naturalistiche della città di Capua. Un'ultima cosa, ha lavorato inoltre per sviluppare strumenti per una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Parleremo tra non molto appunto del forum dei giovani e del laboratorio marketing territoriale. Allora, nella tua scheda abbiamo parlato di una tornata elettorale che ti ha visto protagonista in sostanza nel 2016, l'ultima consultazione elettorale. Ritorni alla carica, insomma, non sono bastati i 3 anni perché non hai concluso ai 5 anni, sei ritornata alla carica. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che non è stata un'esperienza semplice, ma come tu ben saprai, Lore Regno, diciamo, abbiamo da sempre questa passione per la politica. Io sono la terza generazione di politici e quindi ho avvertito in me questo grandissimo senso di responsabilità nei confronti della mia famiglia, nei confronti della mia città. E quindi, diciamo, ho riflettuto a lungo, perché è stata un'esperienza sicuramente non semplice, nonostante ho la coscienza a posto di aver portato comunque dei risultati per la città. Non avevo, devo dire la verità, intenzione di ricandidarmi. E quando poi mi è arrivata la telefonata del mio amico Luca Branco, verso cui ho una stima e un affetto incredibile, perché siamo cresciuti assieme nel piazzale della stazione. Dove già da piccoli eravamo bravissimi a organizzare i gruppi di carnevale, organizzavamo la Via Crucis, organizzavamo tutto, e quindi è rimasto sempre con lui un ottimo rapporto. Quindi quando lui mi ha chiamato ho voluto credere nuovamente in questo progetto politico. E devo dire che sono felicissima, perché sto incontrando veramente tantissimi candidati preparati, belle persone. Io penso veramente questa volta è la volta giusta per dare una svolta alla nostra città. Credo sia anche giusto e doveroso sottolineare che è la figlia di Paolo Affinito, che per tanti anni è stato qua alla guida del Partito Socialista qui nella città di Capua, insomma, non so quanti consigliatori ha preso parte, ma sono veramente tanti, saranno 40-50 anni di attività politica, se non di più. Allora, andiamo un po' a quelli che sono gli argomenti che, insomma, tu prediligi parlare soprattutto in questa nostra discussione. Dunque, nella precedente amministrazione tu hai seguito il progetto Capua, ecco, in Europa.
Di che cosa si tratta? Ecco, ci fai capire meglio di che cosa si tratta? Sì, innanzitutto il progetto Capo Europa era un progetto per innanzitutto di monitoraggio di tutti i finanziamenti a gestione diretta e indiretta dell'Unione Europea. E poi anche l'attivazione di uno sportello sia fisico che virtuale che ha dato informazioni ai giovani capuani sui programmi di mobilità in Italia e all'estero, sulle opportunità di lavoro e ha dato anche informazioni alle imprese sulla possibilità di sviluppare dei partenariati commerciali e tecnologici e oltre ovviamente alla possibilità di avere informazioni riguardo il reperimento di finanziamenti per l'avvio di attività di impresa. Diciamo che è stato uno sportello più che fisico, virtuale, nel senso che poche sono state le richieste pervenute direttamente presso gli sportelli comunali, però c'era una media di 1700 visualizzazioni da parte soprattutto dei giovani interessati all'opportunità di lavoro. E io penso che assolutamente va proseguita questa azione di informazione presso i nostri giovani. Abbiamo organizzato un paio di seminari importanti anche col Centro per l'Impiego e penso però che si debba proseguire e entrando nelle scuole, facendo conoscere ai ragazzi tutte le opportunità che ci sono di accrescere la loro esperienza all'estero. Io proprio per anche il mio lavoro, quindi ho rapporti frequenti, quotidiani con quelle che sono le principali reti europee, sia a sostegno delle imprese, sia a sostegno dei cittadini, quali Europe Direct, Enterprise Europe Network, e anche gli enti erogatori di finanziamenti, quali Sviluppo Italia, Invitalia, Sviluppo Campania, e quindi ho cercato di creare questa rete di rapporti, di contatti, in modo che qualsiasi fosse stata l'esigenza del nostro imprenditore, del giovane, io ho creato comunque questi contatti. E poi per quanto riguarda Capo in Europa, riferito anche all'opportunità di ottenere dei finanziamenti per il comune. Infatti diciamo, mi sono occupata del monitoraggio dei principali bandi regionali, nazionali, che sarebbero i bandi a gestione indiretta della Commissione Europea, e poi ci sono i bandi a gestione diretta che sono quelli direttamente emanati dalla Commissione Europea. E noi abbiamo partecipato sia al progetto gestione diretta, direttamente con Bruxelles, il progetto Irene, progetto importantissimo per il mio rione, che purtroppo ha superato solo la prima fase di selezione e non quella finale, che avrebbe veramente riqualificato non solo il rione, ma dato anche un'opportunità di lavoro importante per i giovani, perché abbiamo dei terreni confiscati alle mafie che volevamo utilizzare per la lavorazione della canapa. E con questo finanziamento avremmo riqualificato, ci sarebbe stata la riqualificazione del rione anche per quanto riguarda manto stradale, efficientamento energetico e anche degli store per la vendita della canapa. E diciamo, grazie a questo monitoraggio abbiamo portato a casa dei risultati importanti. Ho qui questa griglia di progetti che sono stati finanziati. Devo dire che abbiamo, rispetto ai progetti che abbiamo presentato, una percentuale di approvazione dell'85-90%. Quasi tutti i progetti che il Comune di Capua ha presentato sono stati finanziati, hanno ottenuto un finanziamento. E per esempio abbiamo ottenuto il finanziamento per il Carnevale di Capua, 40.000 euro, il progetto sulla Campania, ci tengo tantissimo perché sono riuscita ad installare la segnaletica nel bosco di San Vito e abbiamo fatto mappare degli importanti sentieri del 615 e del 619, quindi sono rientrati nel registro escursionistico campano. Beh, poi casomai ne parleremo più approfonditamente. Poi il progetto Benessere Giovani da 80.000 euro, il progetto di riqualificazione di Cava Purgatorio al Laghetto degli Orrori per 5 milioni di euro, l'adeguamento normativo antisismico alla scuola media Ettore Fiera Musca per 389.000 euro, la messa in sicurezza e la viabilità del quadripio Caputo e dei marciapiedi di Via Napoli per 1.400.000, interventi, ristrutturazione presso l'asilo nido di Sant'Angelo Informis per 300.000 euro, fino al finanziamento dell'altro evento POC di 25.000 euro del Capo al Luogo della Lingua. Diciamo, per un totale di 7 milioni? 7 milioni e 2, ma ci sono anche altri progetti insomma, che abbiamo, che non ancora
diciamo, si è concluso l'iter di approvazione, però vorrei chiarire questo, che purtroppo in un comune dissestato, qual è il comune di Capua, non ci sono risorse per prevedere degli interventi ordinari, quindi è necessario, cioè abbiamo, quello che abbiamo tentato di fare è stato quello di rincorrere i bandi, quindi appena c'era un bando interessante, il Comune, sulla base delle progettualità già pronte, con la collaborazione degli uffici comunali, anche l'assessore del Basso, devo dire che mi è stata di grande aiuto in questa attività di presentazione dei progetti, abbiamo portato a casa dei risultati, ma diciamo, delle progettualità più semplici, posso dire ad esempio quelle degli eventi oppure quelle della formazione, ovviamente lì non è difficile compilare e presentare un progetto, ma gli altri che riguardano le infrastrutture purtroppo abbiamo dovuto attingere a quelli che sono i progetti già presenti negli uffici comunali. E io penso che per il futuro cosa si dovrebbe fare? Innanzitutto pianificare quelle che sono veramente le emergenze del territorio e capire quali sono i progetti sui quali puntare. Dopodiché attivarci con delle professionalità capuane, con un team di lavoro che gratuitamente, almeno in una fase iniziale gratuitamente, ci aiuta a predisporre queste progettualità, ovviamente facendo una previa verifica con gli uffici comunali, con gli uffici regionali, nel senso che il POR Campania, per quanto riguarda le infrastrutture, se io so che c'è la possibilità di ottenere altri finanziamenti sulla viabilità, e questo ovviamente è un rapporto frequente, quotidiano che ho già per lavoro, sì, con la Regione Campania, e quindi si intravede la possibilità di pubblicazione di un altro bando che riguarda la viabilità, allora in quel caso ci si deve, avendo stabilito quelle che sono le priorità del Comune, mettersi subito al lavoro, che ne so, per il ponte o per qualsiasi altra emergenza del territorio. Quindi insomma... Bene, 7 milioni di euro che arrivano a Capua, arriveranno in sostanza, giusto? Perché allora cerchiamo di capire meglio. Sì, allora c'è il decreto di ammissione a finanziamento, però avere un finanziamento non, ecco, significa che poi ci sia l'effettivo esborso della regione nei confronti del comune, perché il progetto va gestito, sì, secondo delle procedure che sono comunque stabilite dall'Europa, ci sono i manuali del FESR, del Fondo Sociale Europeo, vabbè, non parliamo dei progetti europei che sono assolutamente difficilissimi e complicati da gestire, poi deve essere presentata la rendicontazione e soltanto dopo aver rendicontato il progetto la Regione Campania effettua una valutazione di tutta la documentazione delle spese e in quel caso eroga il finanziamento. A volte, che ne so, è previsto che è possibile chiedere un acconto del 40%, certo, del 60%, perché ovviamente un progetto potrebbe costare molto di più rispetto a quello che è il finanziamento, o di meno, e quindi ovviamente, diciamo, viene poi gestito in fase di rendicontazione. L'importante è che il progetto sia stato approvato, questa è la cosa più importante. Sì, lo realizzeremo con Luca. Allora, so che c'è una tematica che ti sta a cuore in modo particolare, sto parlando, ecco, dell'ambiente, quindi la tematica ambientale. Sì. Per esempio, parlo di ambiente, davanti ai tuoi occhi compare il Tifata. Sì, assolutamente. Perché proprio il Tifata? Allora, io sono innamorata della mia città, sono innamorata dei monumenti, delle pietre, delle chiese, sono innamorata della natura della nostra città. Io trovo che Capua sia veramente una città magica, veramente incredibile. Abbiamo il Tifata, il Volturno che ci abbracciano, che ci proteggono, le campagne del Frascale, del Brione Boscariello, veramente a Capua non manca assolutamente nulla. E quindi questo gigante che ci guarda, che ci protegge, mi ha sempre sentimentalmente, diciamo, emozionata. E quindi quello che ho potuto fare, diciamo, nonostante tutte le difficoltà, della mancanza di risorse da parte del comune, mi sono sempre attivata per cercare di tutelare il Tifata. Innanzitutto proprio con una task force proprio di volontari, che al di là del mio incarico istituzionale, abbiamo praticamente
monitorato il Tifata per evitare boschi o altri danneggiamenti insomma all'ambiente. E poi abbiamo aderito al contratto urbano dei tifatini, che rappresenta un'ulteriore tutela per il Tifata, che è già un'area SIC, ma aderendo a questo contratto urbano dei tifatini avremo ulteriori tutele e anche la possibilità di finanziamenti e di investimenti per realizzare delle opere anche più importanti per quanto riguarda l'escursionismo, per quanto riguarda anche la possibilità di accoglienza, centri di accoglienza dove partono le escursioni per il Tifata. E poi mi sono occupata del piano forestale che era stato avviato dalla precedente amministrazione, l'amministrazione Antropoli, però era finito fermo in un cassetto, quindi purtroppo io pensavo che l'iter fosse stato portato a compimento, perché c'era un bando interessantissimo, il PSR 851, che ci avrebbe consentito di valorizzare tutta l'area di Cava Cavone, creando, che ne so, la barriera di arrampicate, l'area picnic, insomma già immaginavo un'area destinata alle famiglie e comunque come punto di partenza per le escursioni nel bosco. Il piano non era stato, era lì fermo, e quindi devo dire grazie anche all'architetto Rocchio abbiamo ripresentato con delle modifiche il piano forestale in Regione Campania. È stata approvata la valutazione di incidenza, e questo nel dicembre 2017, e poi manca soltanto la parte della liberatoria e l'approvazione finale del piano forestale, e questo ci consentirà di usufruire di tantissimi finanziamenti, non solo regionali ma anche comunitari. E poi altre attività di tutela per quanto riguarda, mi sono occupata assieme al comando vigili in ordinanza all'interno del bosco di San Vito, perché purtroppo, allora, voglio sicuramente ragionare con alcune attività, con alcune associazioni sportive che praticano alcuni sport all'interno del bosco, però queste attività vanno regolamentate. Sicuramente vanno vietate delle attività estremamente invasive e distruttive per il bosco, che lì circolano con quad, motocross, quindi ovviamente se vogliamo valorizzare quell'area per il cicloturismo oppure l'escursionismo, no, diventa proprio pericoloso anche per l'incolumità delle persone che sono lì nel bosco, e quindi sicuramente deve essere proseguito, perché avevo avviato questo ragionamento con le associazioni, questo regolamento di fruizione del bosco. E poi l'ultima cosa, sì, per quanto riguarda che la natura, quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, due sì. Minuti. E poi per quanto riguarda sempre la natura, anche il fiume Volturno, abbiamo aderito al contratto di fiume del medio e basso Volturno con capofila il comune di Grazzanise, e stavamo avviando con alcuni consiglieri comunali il contratto di fiume del medio alto Volturno con un capofila però il comune di Capua. E questo contratto di fiume in cosa consiste? Praticamente è uno strumento di programmazione negoziata in cui dal basso il territorio, le associazioni, il comune, i professionisti elaborano un'ipotesi di sviluppo del fiume, anche per quanto riguarda il problema degli argini, del dissesto idrogeologico e così via, e tutti assieme si scrive questo progetto, che poi verrà finanziato dalla Regione Campania o anche da Bruxelles, tant'è vero che la Regione Campania ha approvato una legge regionale di istituzione di quelli che sono i contratti di fiume. Quindi probabilmente il contratto urbano e fluviano, se ti ricordi, beh, della Giunta di Progresso, probabilmente potrebbe essere ripreso e finanziato. Abbiamo parlato di fiume, ma avete visto anche la nostra Loredana è un fiume in pieno, nel senso che allora abbiamo, non so quanti minuti ancora, abbiamo ancora 2 minuti a disposizione per un'ultima domanda che adesso voglio farti, no? Perché insomma non solo diciamo la tematica ambientale, il Tifata, sono particolarmente a cuore appunto Loredana Finito, ma anche ecco, due proposte che tu hai portato appunto in consiglio e sono state diciamo due proposte approvate: forum di giovani e laboratorio del marketing territoriale. Hai 2 minuti a disposizione per la risposta.
Sì, allora queste due proposte, innanzitutto il regolamento del forum dei giovani che è stato approvato in consiglio comunale, consentirà quindi ai giovani dei 16 ai 30 anni di partecipare attivamente alla vita politica della città, e poi ci tengo tantissimo al laboratorio del marketing territoriale che è stato approvato in consiglio e purtroppo siamo diventati operativi in questo laboratorio soltanto a fine luglio. Abbiamo però organizzato delle riunioni, degli incontri, e già da quelle riunioni e quegli incontri sono venuti degli spunti interessantissimi per la valorizzazione del territorio, ma abbiamo mappato la città di Capua e elaborato anche delle proposte. Per esempio, quella più significativa degli eventi, abbiamo delle realtà produttive importanti sul territorio e quindi pensavamo di invitarle ad un tavolo di lavoro in modo che loro potessero condividere la programmazione degli eventi del Comune di Capua e anche finanziarli creando loro un consorzio oppure partecipando a un comitato organizzatore eventi o ancora meglio una fondazione di organizzazione degli eventi. E poi un'altra azione importante era quella di chiusura al traffico di tutto lo spazio antistante la Facoltà di Dipartimento di Economia fino a via Principi Normanni, perché ci sono 2.800 studenti universitari che frequentano quotidianamente l'università e quindi questo rappresenterebbe un tentativo di apertura verso la città di Capua, di accoglienza. Anche perché a Capua non dobbiamo inventarci nulla, problemi del commercio, del turismo. Noi abbiamo una cittadella, dobbiamo creare una cittadella universitaria. Io con il Dipartimento di Economia ho redatto uno studio di fattibilità di utilizzo delle scuderie Olivares. È un investimento che solo per un privato non è assolutamente conveniente, ma dovrebbe esserci investimento del comune per il 60%, in questo ci sono i finanziamenti l'asse 6, l'asse 9 per Campania, e l'altro 40% ci sarebbe anche l'università interessata a entrare a far parte di questo progetto. Sarebbe un centro commerciale praticamente nativo, aperto 24 ore su 24, con wine bar, aule studio, co-working, proprio per rivitalizzare quell'area della città di Capua. E poi per quanto riguarda il turismo, io insomma ci terrei a fare questo passaggio. Noi abbiamo, come Comune di Capua, abbiamo partecipato alle più importanti fiere del turismo a livello internazionale, dove lì sono andata a promuovere con praticamente con questa brochure, sì, in italiano e in inglese, quelle che sono le principali attrazioni visitabili della città di Capua, e prendendo contatti con centinaia di tour operator interessati a visitare la città di Capua. Questo è un discorso che ovviamente deve essere ripreso. Io vedo adesso gruppi di turisti in città che però purtroppo non pernottano in città, probabilmente non si fermano neanche per pranzo, quindi questo è sicuramente un discorso da riprendere. E un'altra iniziativa che diciamo ci tengo molto di prendere il discorso col comune di Barletta, perché sì. io ho partecipato a due sfide, ho diciamo ottimi rapporti con la città di Barletta e pensavo di creare un itinerario del personaggio di Ettore Frammosca che mettesse assieme la parte contemporanea dell'Elmo fino ad arrivare ai luoghi storici, creare questo itinerario turistico da vendere tour operator, ma soprattutto da proporre sul mercato regionale pugliese che adora Frammosca. Ho partecipato praticamente alla disfila di Barletta, piangevano, si muovevano quando passava l'attore che interpretava Ettore Frammosca, quindi questo sicuramente è fondamentale. Io ho preso inoltre contatti anche con il Museo Altes di Berlino, dove c'è praticamente tutta un'ala riservata ai reperti archeologici della provincia di Caserta. E anche lì si potrebbero creare delle azioni di co-marketing tra noi e il Museo Altes. Ovviamente conviene a noi attrarre turisti sul nostro territorio. E praticamente, in occasione poi della fiera a Berlino, dell'ITB Berlin, visto che collaboro, insomma, ho un ottimo rapporto con il direttore del Museo di Capua, il direttore del Museo di Capua è stato in visita al Museo Altes, ha incontrato il direttore e probabilmente ci sarà la possibilità
concreta, uno scambio di reperti, oltre a un'attività congiunta per quanto riguarda la promozione di questi reperti archeologici presenti nei nostri territori. Bene, allora, qualche secondo soltanto per salutare i nostri amici che ci stanno seguendo attraverso Capo Online. A proposito, ringrazio Salvatore Carbone, Mario Nardiello, Nazzaro Bonacore, Giuseppe De Fortuna, che fanno parte della nostra redazione appunto di Capo Online. Li ringrazio e li saluto, che hanno lavorato per noi. Salutiamo in bocca al lupo quindi grazie al nostro candidato, ripeto, Loredano Affinito, che si candida per Capua 3 luglio, che sostiene, ripetiamo ancora una volta, la candidatura di Luca Branco a sindaco della città di Capua.